Ciao a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, le chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signori, dopo che l'ultima volta finalmente abbiamo combattuto definitivamente ragazzi Mister Kela, che si è spogliato dei suoi abiti e quindi ha rivelato la sua vera forma, una forma veramente, oserei dire, disgustosa, veramente poco piacevole da vedere. Per fortuna che ce ne siamo liberati ragazzi, perché non ne facevo più. E quindi adesso staremo ancora cercando Luis, Lambra, tutte queste cose famose, vero? Ce ne ricordiamo, perché quello è il nostro vero obiettivo. Il punto è che adesso a quanto pare Lambra se l'è presa Krauti, per cui Ada si è messo all'inseguimento pure dei Krauti. Mo ci si è messo di mezzo pure lui. Stiamo ancora nel capitolo 5 tra l'altro ragazzi, non so quanto possa effettivamente mancare alla fine. Fatto sta che io direi che per una questione logica di spazio che manca, per quanto io abbia ulteriormente ampliato la mia valigetta, penso proprio ragazzi che venderò la balestra. Non me ne vogliate, ma lo farò. Tanto comunque regà, l'ho usata sì fino a una certa, comunque mi darà 5.000 pesetas. Tra l'altro quello che mi avete fatto notare giustamente ragazzi, quando avrei dovuto incastonare le gemme nella corona la volta scorsa, avrei potuto prendere gemme di colore diverso perché potevo scambiarle con gli spinelli, e vi giuro che non ci ho fatto minimamente caso ragazzi, per niente. Quindi io vi chiedo scusa, anzi ringrazio chiunque davvero mi abbia dato comunque i suggerimenti riguardo queste cose qua. Tra l'altro ho ancora la bellezza di 14 spinelli. Non so se è il caso veramente di scambiare qualcosa. Io non so ragazzi neanche quanto manchi alla fine e se mi usciranno altri oggetti da incastonare. Quindi così ragazzi abbiamo recuperato veramente un bel po' di spazio, per cui direi di fabbricarci un pochettino di munizioni fucile e nient'altro, perché non posso farmi nient'altro. Quindi ricarichiamo. La mia salute non è messa proprio bene. Io ho soltanto una misceletta di piante e non posso comprare spray medici perché Eusti non ne ha. Quindi andiamo veramente alla grande. Comunque vediamo cos'è questo. Acchiappa gli insetti. Ma anche no, acchiappateli da solo. Avete presente quegli insetti giganti? Quelli disgustosi? Sì, purtroppo ce li ho presenti. Ce ne sono tre nascosti qui da qualche parte. Sterminateli prima che sia troppo tardi. Quindi sentire la penitenza e rupe vicina. Questa è la penitenza, perché ti devi pentire di volerli andare a cercare. Mi darebbero 8 spinelli, però non prometto niente, assolutamente niente. Quindi armiamoci ragazzi, non perdiamo più tempo. Andiamo, i nostri obiettivi, cioè il nostro obiettivo è da questa parte. Sentiero della penitenza, quindi questi tre insetti dovrebbero essere comunque in questa zona. Io in ogni caso arriverò fin qui, visto che c'è un tesoro. Vediamo se li incontriamo ragazzi. Oh, salve, salve, salve. Aspetta, posso ammazzarlo? Oddio, chissà se mi vedranno. Ci vedranno, ci vedranno. Gnacca. Ok. Ah, stanno arrivando tutti qua. Non mi vedere, non mi vedere. No, ma visto, non ci credo. Sono veramente un genio ragazzi, come al solito. È bello immortalare questi miei incredibilissimi fallimenti. Vabbè, niente, mi tocca prendere la miscela di piante ragazzi, prima di creparci tipo malissimo. Quindi facciamo così, grazie, grazie, sempre gentilissimi. Boom bitch, boom e boom e boom e boom e boom e morice, morice, morice. Non è morta. Gnac. Niente colpo super incredibile, ti ho colpito in faccia, Dio santissimo. Aspetta, ok, adesso sì. Sei morta? Sì, è morta. Allora, polvere da sparo, pegetas, perfetto. Sento dei rumori poco piacevoli, sinceramente. Mi chiedo dove siano nascosti questi tre insettoni schifosissimi. Cosa abbiamo qua? Pesetas, pesetas, pesetas. Minchia, la pulita. Potevate darmi qualche piantina, eh? Suggerisco così. Cioè, veramente un suggerimento appunto spassionato. Che bello, oh che bello. Quello con gli scudi. Ma io posso agganciartelo adesso che ho il mio incredibile ciondoletto. Stai zitto! Ucciditi tu la prossima volta e liberaci della tua stupidità!
infatti avevo detto liberaci della tua stupidità. No, 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 no. Non t'avvicinare con lo schifo. Ricarica presto. Presto! Quanto è resistente? Che cavolo. Oh, ok. Intanto non usiamo colpi di altre armi, ragazzi, fin quando riesco. Polvere da sparo, perfetto. Intanto io continuo ad avanzare. Eeeh, la madonna, mi costringete ad usare questa. Fermo così. Gnacca. No, una plaga di merda. Se non è sfiga pure questa, ragazzi. Chi è? Ah, ciao. Facciamo così. Ma dai, ma due plaghe una appresso all'altra. Ma non vi vergognate. Ok. Mamma mia, quanti colpi ho usato solo per questi due dementi. Meno male che avevo appena detto non usiamo colpi di altri anni. Chi è? Che c'è? Dai però. Non ci prova. Non ci provare a lanciare quell'accetta. Ok, pesetas. Munizioni, pistola, per fortuna ho recuperato qualcosina. Intanto, ragazzi, qua intorno io non ho visto insetti. Ma a meno che... cioè, comunque la sfida diceva che sono nascosti. Quindi a meno che non li devo cercare proprio in qualche posto strano. Non saprei. Pesetas. Comunque qua vicino ci dovrebbe essere un tesoro. Fatemi vedere, qua, pesetas e polvere da sparo. Ma il mio tesoro dovrebbe essere di là. Come fa ad essere di là? Scusa. Che son venuta fino a qui apposta per il tesoro. E qua non vedo una mazza. Non c'è una mazza, ragazzi. Fatemi vedere di qua cosa c'è. Una piantina rossa completamente inutile. Che meraviglia. Davvero fantastico. Allora, forse sta leva mi aiuterà ad aprire queste varie porte bloccate. Mi auguro, è certo. Però che cosa mi aspetta dietro quelle porte bloccate? Non saprei. Posso... no, non posso tornare indietro. Che cazzo è? Oh mio Dio, ma che è? Fate tipo livelli incredibili. Scusa, ma non me posso appendere? Cioè, c'ho il batrampino, non mi fa tornare indietro. Ma questa è un'infamata pazzesca. E vai, famo tipo Crash Bandicoot o robe simili. Me lo rendete pure così platform. Ma che meraviglia. Vabbè, comunque possiamo tornare indietro da qua, ragazzi, perfetto. Quindi... attenzione, non vorremmo diventare schiacciatina di Ada. Non ci terrei, sinceramente. Comunque, allora, qua che cosa abbiamo? Dardi esplosivi, che adesso mi ci pulisco il sedere con i dardi esplosivi, letteralmente. E non sono morti! E non sono morti! E non sono morti! E mori! Mamma mia, ma di che siete fatti? E che vuoi tu? Mannaggia tutto. Di che sono fatti sti deficienti? Che li ho colpiti due volte da vicino col fucile a pompa e non muoiono. Mamma santa. Oh, allora, peseta, pianta verde, polvere da sparo. Perfetto. Creiamo subitissimo una bella misceletta di piante. Riorganizziamo il tutto. E adesso io tornerei, ovviamente, ragazzi, dove di regola ci sta il mio fantastico tesoro. Vediamo un po', perché di qua c'era una porta. E qui da qualche parte ci dovrebbe essere anche una granata stordente. Solo che non l'ho vista. Oh, perfetto. Allora, preparamose. Ma c'è un bel bauletto che mi aspetta. E su, andiamo. Vado. Ok. Allora, idolo immorale. Perché me lo dovrei prendere allora, scusate? Quanto vale? Se può incastonare, se può fare qualcosa? No, può essere solo venduta. Vabbè, io ancora mi sto chiedendo dove siano questi insettoni dello schifo. Però niente, ragazzi, se non è destino, non è destino. Ecco, in caso non li dovessi trovare, evidentemente non c'era molto altro da fare, insomma. Quindi, che perché dovrebbero essere da queste parti? Il sentiero della penitenza, bla bla bla. Solo che io qua non vedo nulla. Cioè, fatemi provare a guardare qui negli angoli più oscuri di questo sentiero. Ma non vedo niente, ragazzi. Vabbè, è andata. Dove andrà così? Io procedo. Tua sorella, quella grandissima zozza. Vaffancolor, va, mannaggia la miseria. Quasi mi fa schiacciare sto maledetto bastard. Insettoidi, ma là sopra c'è qualcosa. L'ho visto adesso. È lì che penzola. Vieni qua. Ecco fatto. Oh, adesso andiamo a prendere, ragazzi. Aspettiamo che
si risollevi questo immenso blocco di rocce. Un bello smeraldo, va bene. Lo accettiamo volentieri e poi proseguiremo da questa parte. Io continuo per pura curiosità, ragazzi, a guardare di sopra, ai lati. Però davvero non vedo niente. Mamma mia, ma quanti siete. Ciao belli. Ciao belli. Bello, 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 bellissimo. Bello, 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 bellissimo. Bello, bello. Tua sorella pure. Non è bella tua sorella. Porca miseria. Porca miseria. Sono morti tutti e due. Pesetta sì, in abbondanza. Allora, ammazza, regà, la strada è lunga, me sa, Preparia. Non dico nulla. Uso la miscela e basta. E non dico niente altro, va bene? Te pensi di arrivare con lo scudino, di farmi paura? Minchia, mo che ti prendo, adesso che ti prendo, adesso che ti prendo, merdaccia. Porco zio! E insiste sto stronzo di merda. Eh sì, vabbè. No, vabbè, raga, incommentabile. Non mi fate commentare, per favore. Non mi fate dire niente. No, ma proprio niente devo dire. Ok, ecco. Oh, porco. What the fuck? What the fuck? Sto per morire. Che meraviglia. Non muore. Oh, ma sto fucile serve a qualcosa oppure no? Minchia, non sembra efficace per niente. Dire che lo uso comunque a distanza ravvicinata. Ma è una roba assurda, ragazzi, questa, dai. Intanto sono morta, non c'ho niente. Proprio niente per curarmi. Che bello, 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 bellissimo. Tutto bello, bellissimo. Piantina verde, niente, me la magno così, cruda. Non posso fare altro. Ma avete rotto le pallozze. Mi si sono rotti già gli zebedei. Posso aprire ste scatole? Oh, pesetta se polvere a sparo. Davvero molto utile. Direi di fare qualche munizione per carabiera, ragazzi, che ne ho sprecate fin troppe. E vamos. Pegetas, chi ci aspetta di sopra? Scusa, Oh. Ne ho risparmiati almeno due o tre. C'è qualcuno? Chi è? Ah, sono di sopra. Oh, ma mamma mia. Ma corazon tu madre, cioè scusa. Minchia, me li sento nelle orecchie, Dio santissimo. Scusa, scusa, è caduto per le scale. È stato uno spiacevole incidente. Allora, pianta verde, regà, senza pianta rossa. Comunque queste piante verdi sono... stanze inutili. E non mi toccare, mamma mia. Ok. No, plaga no. Plaga... Il plagone, non è la plaga normale. Vai, super colpo incredibile. No. Non ti avvicinare. Ok. A pecetas. Che altro? Polvere allo sparo. E adesso saliamo su per queste scale. Io sto per morire. Piantina verde. Ne combinerò due verdi, ragazzi. Meglio di niente. La userò subito. Meglio così. Per questo che hai usato due piante verdi, Ada. Proprio per questo. Risorse L. E andiamo sempre più su. Dove si sarà mai nascosto Krauti? Ti troverò, Krauti. E ti farò il solletico. Così, giusto per. Ashley! Leon! Che storto, signor Kennedy! Aver ricevuto in dono la grazia di Lord Sadler, eppure non riuscire. Perfetto. Tienilo occupato ancora un po'. Ok. Quindi noi seguiamo Krauti con la povera piccola Ashley. E te pareva. Intanto che Leon si dà da fare col naro malefico, a noi ci tocca l'altro lavoro sporco. Munizione mitragliatrice, perfetto. Arrivo, Krauti, non temere. Ti raggiungerò in un battibaleno. Brondo? Rapporto. Krauser ci ha impossessato dell'Ambra. Sei una continua delusione per me. La recupererò il prima possibile. Lo spero per te. La missione deve andare come previsto. Ricevuto.
Cioè, quest'uomo non fa che denigrarmi e offendermi. Io direi di cambiare cliente, Ada. Perché, cioè, che diritto ha di insultarmi così? Dove sta scritto? Dove siamo, tra l'altro? Ah, siamo vicini al molo, ragazzi. E qua ci piazzano una macchina da scrivere. Un motivo ci sarà. Per cui io la partita l'ho salvata, nel dubbio. Chi c'è? Che bisbiglia nel buio. Giusto per metterci un pochettino di paura. Ciao, caro. Ok, pianta verde. E lui lo ammassiamo così. E mi si è rotto il coltello. Te pareva. Munizioni pistola. Oh, salve anche a lei. Gnacca anche a lei. Super calcio mega incredibile. Non è morto. Sto usando un coltello. Non il mio coltello. Un coltello sostitutivo. E qua dentro coltello da caccia. Perfetto. Pare che hanno ascoltato le mie necessità. Polvere da sparo. Comunque c'è un tesoro, è appeso. Infatti sento che fa crickete crickete. Infatti è proprio qua. Ecco fatto. Orologio da taschino. Fantastico. Mi piacciono gli orologi da taschino. Peccato che me lo dovrò vendere. Sta zitto. No, non mi toccare con quella falce tutta infetta e schifosa come te. Ecco, a posto. Polvere da sparo. Che bisogno abbiamo attualmente? Dire che non abbiamo più tanti colpi per fucile, ragazzi. Quindi direi di fabbricarcene un po', ma non posso perché non ho risorse S. Per cui per ora risparmierò sulla polvere da sparo. Teniamo quello che teniamo e vediamo un po' che altro troviamo. Ho fatto anche la rima. Credo che tu sia un po' troppo grasso per passare da lì. Consiglio spassionato. Se poi vuoi continuare a camminare, fai un po' come te pare. Munizioni, pistola, peseta, sgranata, putain. Qua dentro non c'è niente. Che vogliono sti ratti da me? Niente, non si arrende, ragazzi. Non si arrende, va bene. Prendiamo esempio da lui. Mai arrendersi. Perfetto. Quindi qua dentro ho preso tutto. Penso, cos'era questo rumore? Ah, è Krauti che se ne va, vero? Che te pareva? Niente, dobbiamo arrivare sempre in ritardo. Vabbè, prenderemo quest'altra barca. Chiave della barca, infatti. Una barca! Gli dèi mi hanno dato una barca! Oh! Leon. Ci pensa Leon, perché adesso gli tocca... Ah, cazzo! Pure il mostricino del lago. Mi serve qualcosa? Ecco perché... Tutto è ben spiegato adesso. E qui termina finalmente il capitolo 5. Ovviamente salvo la partita e andiamo avanti. Incominciamo il capitolo 6. Ok, sì, andavano insieme qua. Il mostro del lago forse sembra già l'ha fatto. Sembra qualcosa da dirmi, Leon. Ho una cosa da chiederti. Ma dubito risponderei chiaramente. Raccoon City. Sai, dopo l'incidente, il mondo è cambiato. Cerchi di salvare una persona e ne muoiono 100. Sono cambiato anch'io. Tu? Leon S. Kennedy? Non sei cambiato. Pensi di averlo fatto? Ecco la mia domanda. Tu sei cambiata, Ada? O stai di nuovo cercando di usarmi? Secondo te? Ci siamo. Ciao! Pensi troppo, tesoro. Ci vediamo. E niente, e lo lascio appeso. Così. Niente da fare, niente da fare. Lei non si vuole esporre troppo. Ecco.
E adesso chi è il suo obiettivo? Io o Sadler? Dipende tutto da te. Il piano è cambiato. Ah. Certo, sei libera di rifiutare. La pistola non mi spaventa. Interessante. Ok, ci sto. Ma la tariffa aumenta. Una scelta saggia. Ti mando le nuove coordinate. E ricordati, non mi piace per nulla. Aspettare, lo so. Sì, ma quindi cos'è che dovrei fare adesso? Non ho capito. Non mi è chiaro. Perché parlate per enigmi? Ditevi le cose chiaramente, porca paletta. Ciao ciao, Wascrino, ciao. Ok. Capitolo 6. Documento ottenuto. Che documento? Io credo che sia questo, ragazzi. Collega il dispositivo di disabilitazione al terminale principale nell'edificio di trasmissione. Quindi bisogna manomettere qualcosa. Io non so se il capitolo 6 sarà l'ultimo. Però l'aria, insomma, cioè aleggia nell'aria, ragazzi, qualcosa che dice che ci stiamo avvicinando alla fine. Le munizioni mitragliatrice, facciamo attenzione, perché qua ci fulminano e non sarebbe carino per niente. Pegetas, andiamo. Vediamo un pochettino. Questa musica incalzante, ragazzi, mi porta ad andare di fretta. Munizioni mitragliatrice, pesetas. Direi di salire. Si va, signori. Ehi, chi ce l'ha? Allora, l'isola non era un posto tanto piacevole. C'era un macello, letteralmente un macello, ragazzi. Quindi pesetas, granata potente. Qua dentro cosa c'è? Risorse S, perfetto. E andiamo da questa parte. Mi devo ricordare di averle le granate, perché sennò veramente non le uso tipo mai. Io direi di metterle anche nella selezione rapida, queste potenti. Le metterò qui. Perfetto, quindi continuiamo a procedere. Vediamo dove ci portano questi funicoli. Salve, buon uomo. Salve anche a lei. Spero che non si accorga di me, perché vorrei ammazzarla silenziosamente. Grazie. Perfetto, pure questo coltello si sta per rompere. Pesetas. Ma qua sono tornata all'inizio. What the fuck. Ok, ragazzi, questa porta si apriva, quindi sono tornata indietro come una deficiente. Vediamo cosa c'è qua intorno. Un bel baule. E un bel minerale di cristallo, Usti. Gli usciranno gli occhi dalle orbite appena lo vedrà. Ammazza, se ci serviva dell'ambra, qua c'è un esemplare veramente enorme. Oh, ragazzi, parliamone. Guarda, adesso facciamo una cosa bellissima, ecco. Non mi dica che ne è morto solo uno, per favore. Vabbè, un paio ne sono morti, ma arriva a compare qua. Oddio! Perché mi volete mettere tutti le mani addosso? Perché? Dai, su, mamma mia, quanta fatica. Oh, pesetas, che altro abbiamo qua? Che cavolo avete fatto qua? Pesetas, pesetas. Che è successo? Che si è spappolato mezzo mondo? Oh, munizioni pistola, munizioni mitragliatrice, munizioni pistola. Bene, ma non benissimo che ci diano tutti questi rifornimenti. Però va bene, continuerò a procedere, ragazzi, a tutta birra. Andiamo! Permesso? Una piantina gialla. Pesetas e risorse L. Mi servirebbe una piantina verde? Oh, ce l'ho! Ah, ah, adoro! Allora, le combinerò, ma aspetterò ad usarla, ragazzi. Quindi, quando mi dovrò curare, la userò. Polvere da sparo. Poi, munizioni fucile, ci piacciono. Lacrima viola, ci piace. Qua non c'è più niente. Prepariamoci, perché sto posto... No, questo è il posto... con la palla demolitrice, è proprio quello. Oh, salve! Salve, ragazzi, non vi aspettavo. Mi avete veramente colto di sorpresa. Che simpatici. Simpaticissimi, davvero. Come sempre non muoiono. Non crepano. Dio santissimo. Non è normale tutto ciò, ragazzi. Lasciatemelo dire. Ma quanto sono resistenti. Mamma mia.
Non uso più il fucile contro questi, eh. Ok, va bene. Cominciamo a scendere, ragazzi. Qua sotto ci aspetta Eusti. Lui rappresenterà il nostro checkpoint per questo episodio. Dovrebbe trovarsi lì. Non sarà facile arrivarci. Che gran novità. Quando mai è facile arrivare da qualche parte? Quindi vediamo un po'. Rompiamo queste scatolette. Pesetas e pianta rossa. Qui ci sono altre due scatolette. Pesetas e pesetas. Ho messo davanti qualcosa solo per te. Mi raccomando, questo sarà il nostro segreto. Che cosa? Che cosa combini? Che fa il losco, eh? Facciamo un'altra misceletta, ragazzi. Sì, 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 vediamo. Allora, intanto ti vendo l'orologio da taschino, l'idolo immorale, il minerale di cristallo, lacrime, lacrima viola, ragazzi. Ci entra una bellezza di 39.500 pesetas. Quindi che cosa mi hai messo da parte? Cosa c'è di nuovo? Il nostro segreto? Cosa? 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 Non vedo niente. Ok, la novità è il progetto granata potente, ragazzi. Serve fino a una certa. Intanto direi che mi compro uno spray medico, perché sempre può essere utile. Per quanto riguarda i potenziamenti, ragazzi, allora direi che userò 25.000 per aumentare la potenza del fucile, visto che non sembra così tanto efficace. 19.000 per la potenza della mitraglietta e 20.000 per la potenza della pistola, ragazzi. Era arrivato il momento appunto di aumentare un po' le potenze delle mie armi. E quindi salvo qui la partita, ragazzi. Per oggi ho finito il tempo a mia disposizione per registrare, ma questo comunque un buon momento per fermarsi, perché sicuramente quello che ci aspetterà fra poco non sarà tanto semplice da affrontare. Quindi mi preparo psicologicamente per la prossima volta. Nel frattempo, ragazzi, qualcuno di voi magari mi può dire quanto più o meno indicativamente manchi alla fine, perché mi sembra di esserci da un'eternità. È vero che non faccio video poi così spesso da poter finire in fretta le cose che faccio, però essendo un DLC, ragazzi, mi sta durando veramente abbastanza. In ogni caso, come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!